Noi siamo gli Oslo Tapes, stay barabba. La band nasce dopo un viaggio nella capitale norvegese. Quanto è importante per voi la cultura scandinava, appunto, sempre per voi e per la vostra produzione musicale? Oslo Tapes nasce dopo un viaggio in Norvegia, in un anno molto particolare della mia vita. E questo ha dato lo start per il nome Oslo Tapes. Nel tempo sono iniziati diversi tipi di produzioni che erano molto distanti da quelle che sono le classiche produzioni norvegesi, che adoro, però inizialmente non erano quelli il focus, quindi ci siamo avvicinati a quella che era una sottocultura europea, forse quella che oggi è il jazz norvegese, il Nordic Tune. Fondamentalmente in Norvegia questo è considerato un genere a tutti gli effetti vivo e attivo. E avvicinandoci al concetto di jazz norvegese abbiamo iniziato a fonderlo con quelle che erano le nostre vecchie radici, ovvero quelle più legate al rock, perché comunque Oslo Tapes gettava le basi più su una matrice rock, di rock sperimentale, krautrock tedesca, e da qui è nato l'ultimo disco che ci ha permesso di firmare con un'etichetta tedesca, che è la Pelagic Records, e ci ha permesso anche poi di farci conoscere fuori dall'Italia. Allora, ad aprile di quest'anno avete partecipato al Robben Festival, che è un festival olandese tra i più importanti a livello mondiale per la musica alternativa. Raccontateci un po' in breve quella che è stata la vostra esperienza. È stata un'esperienza innanzitutto molto emozionante, perché penso che nessuno di noi, credo, abbia mai partecipato, perché questa band che vedi degli Oslo Tapes è una band che ha registrato l'ultimo album, registrato e mixato l'ultimo album. Però mai abbiamo partecipato a un evento così particolare e così intenso, perché il Robben rappresenta nel panorama europeo veramente uno dei più grandi festival che ci sono, senza la necessità di richiamare gruppi eccessivamente famosi, però si riescono a fare palchi da 2000 persone. Un artista può suonare davanti a 2000 persone senza avere necessariamente una discografia simile a quella degli U2. Certo. e quindi penso che sia stata per tutti un'esperienza, penso di parlare a nome di tutti, un'esperienza molto affascinante, ma credo che abbia infuso in noi delle nuove dei nuovi processi mentali, dei nuovi modi di ragionare.
comunque non è la prima volta che suoniamo fuori dall'Italia, però è la prima volta che abbiamo suonato fuori dall'Italia in un festival così importante. Certo. Questo è ovviamente anche grazie a un'etichetta che ha un certo spessore, perché grazie alla Pelagic Records siamo riusciti a essere inseriti in quello che è stato il Roadburn 2022. E lo scorso anno anche abbiamo partecipato al Roadburn, ma è stata una versione online, quindi ovviamente con grande seguito anche sul web, però ovviamente è tutto diverso. Essere lì dal vivo in un paese dove ci sono persone che vengono dall'altro lato del mondo solo per vedere quel tipo di festival non è cosa da tutti i giorni, almeno in Italia credo. Grazie.